Lo spettacolo della pianura trevigiana dalle Meatte qui alle pendici di Cima Grappa. Benvenuti a una nuova puntata di Agricoltura Veneta. Sono con il caschetto perché questa puntata racconterà le malghe, la difficoltà di vivere e lavorare nelle malghe. Perché partiamo da qua? Perché questa è una strada importantissima, la strada che collega il Monte Tomba con il Monte Grappa ed è chiusa perché le gallerie sono in fase di lavorazione. Una chiusura che sta mettendo veramente in difficoltà non solo il turismo locale ma soprattutto le malghe, chi ci lavora. Assessore, a che punto siamo e soprattutto quando riapriranno? Vedete, è un cantiere abbastanza complicato, difficile. Qui la provincia di Treviso veramente ha fatto un grosso investimento. Si parla di 1 milione di euro. Sì, l'amministrazione provinciale, insomma, ha fine investito questa risorsa. Insomma, queste gallerie che avevano 100 anni sono state rimesse completamente a nuovo. È un lavoro definitivo, credo che riapriranno sicuramente a fine luglio. Bruno Bernardi. Per le maghe, per chi ci lavora in queste maghe, ci vive, quanto importanti sono queste gallerie? Il lavoro della maga è un lavoro molto duro, solamente chi è innamorato della maga, chi ce l'ha nel DNA può continuare, rimanere 4 mesi su qua. Se manca poi la viabilità, il collegamento dalle maghe dell'est alle maghe dell'ovest del Grappa, siamo del gatto, diceva un tempo un maghese. Noi abbiamo bisogno di turisti, di consumatori, di visitatori, di gente che sale in maga per far vivere le maghe, per far vivere questo territorio, per far vivere i malghesi e dar loro anche delle soddisfazioni economiche. Senza soddisfazioni economiche la malga muore. Grazie direttore, adesso noi ci vediamo i titoli e poi andremo a sentire direttamente le voci dei malghesi. Quando una strada chiusa compromette un'intera economia, il caso delle malghe del Grappa tra produzioni di eccellenza e turismo sostenibile, che tornerà a fine luglio quando riapriranno le gallerie che tagliano il versante trevigiano da quello bassanese. Il veratro si sta diffondendo, infestando gli alpeggi. Nel Feltrino sta soffocando il narciso, sul Grappa mette a rischio le mandrie. La falce, ma anche le mani dei volontari del CAI per dare una risposta all'abbandono della montagna. C'è forte tensione tra Regione e Consorzio del Prosecco DOC sul trattamento in deroga per la flavescenza dorata, prima richiesto, ora sconsigliato, secondo l'assessore regionale all'agricoltura, crea una confusione che non fa bene al mondo del vino più venduto al mondo. È una pianta le cui radici sono le più amare che la natura possa offrire. È la genziana che stimola l'appetito ma anche la digestione. Una specie protetta da non raccogliere, anche perché facilmente confondibile con il veratro velenoso. Zampettando questa settimana ci fa conoscere il geco, grossa lucertola utilissima contro ogni tipo di insetto, un rettile tipico dell'Africa che ora vive bene anche nel nord Italia, ennesimo segnale del cambiamento climatico. 1 milione di lire, ovvero 2 anni di stipendio da Metalmezzardo per avere un sametto. È il trattore che a casa Meneghetti, ai piedi della Rocca di Asolo, ricorda le fatiche del papà contadino per una macchina che da sola tirava l'aratro come 6 vacche. Afra Panizzon, questo è il primo morlacco della stagione? Questo è il primo morlacco della stagione. Beh, come tutti gli anni, con tanta fatica abbiamo ricominciato piano piano a riprendere la vita di malga. Qui ci vuole la passione per la malga e per fare il formaggio. E la gente poi quando viene qui la riconosce questa passione? Pensano che venire in malga sia come vivere la famosa Heidi nelle Alpi. Invece con una giornata come questa di pioggia, con il freddo? Una giornata come questa di pioggia e di freddo, le vacche bisogna portarle al pascolo, bisogna lavarsi e riasciugarsi per andare a riprenderle nel pomeriggio. Per voi quanto importante è questa strada che deve essere riaperta il prima possibile? Al 110%, perché è la strada principale che unisce il versante est dal versante ovest. La gente arriva qui e poi sono costretti a tornare indietro perché a Cima Grappa non ci possono andare. Quelli che vengono giù da Cima Grappa si fermano dall'altra parte e per di qua non possono venire. Per cui abbiamo una perdita enorme di turismo e di soldi. Io non pretendo neanche un rimborso, ma almeno che si sbrighino ad aprire queste benedette gallerie, che la strada sia percorribile a tutti. Grazie Afra, adesso le notizie.
Non capiamo la posizione dei consorzi. Regione contro consorzio del Prosecco DOC sulla questione trattamenti flavescenza dorata. In particolare dopo il passo indietro del consorzio sul trattamento in deroga, prima tanto atteso. Noi abbiamo fatto tanti tavoli diciamo legati al tema della flavescenza dorata, non solo a livello regionale ma addirittura a livello nazionale, e tutte le associazioni, i consorzi, tutti erano propensi sul fatto di chiedere questa deroga, che tra l'altro, ripeto, non è stata chiesta dalla regione ma è stata chiesta dal Servizio Fitosanitario Nazionale. Ora per la DOC non bisogna trattare in deroga, una decisione che secondo la regione non aiuta né viticoltori né mercati. Questo andi e rivieni crea confusione non solo negli agricoltori ma anche nella gente, nella popolazione, perché adesso la popolazione pensa che effettivamente questo principio attivo possa creare danno. AGEA ha comunicato i dati definitivi delle domande e degli importi di pagamenti accoppiati relativi a soia, colture per mangimi ad alto valore proteico, frumento duro, leguminosa da granella, riso e barrabietola da zucchero. Gli importi saranno erogati agli imprenditori agricoli entro il 30 giugno 2023. L'importo totale assegnato per il sostegno accoppiato è di 462 milioni di euro. Gli importi unitari sono stati definiti sulla base delle superfici e dei capi accertati a premio nel 2022. Valerie Ceccato, 26 anni, una scelta di vita questa? Sì, diciamo che è stato un po' il destino che ci ha portati qua. Per una ragazza giovane come te, quanto difficile è rimanere quassù? Allora, per come sono fatta io non è difficile, per tanti altri può essere una scelta molto dura, perché comunque la connessione internet è un po' precaria, il telefono non prende, diciamo i divertimenti sono molto distanti da qua. Vediamo invece il lato positivo. Io credo che qui si impari cos'è anche la biodiversità, perché comunque il versante est del Grappa è ancora diciamo un po' selvaggio, quindi qua si può veramente immergersi in quella che è la natura. E io spero comunque che venga apprezzato di più il Grappa, perché ha tanto da dare, ha tantissimo da dare, però non viene valorizzato al massimo. Strutture ricettive ce ne sono? La possibilità di fare campeggio c'è. Nel versante ovest ci sono comunque strutture che ospitano per la notte. Ma qualcuno viene a campeggiare qua da voi? Sì, perché comunque là sotto ci sono c'è proprio l'area ristoro, ci sono 2-3 caminetti barbecue, quindi soprattutto verso agosto ci sono tante persone che vengono a campeggiare. A volte una notte, a volte 2-3, va dal tempo che hanno. Italiani o stranieri? Principalmente italiani. Quindi insomma la montagna viene apprezzata se viene valorizzata? Sì, decisamente sì. Il tuo futuro lo vedi qui in montagna? Forse non in montagna, ma sicuramente in qualche modo legata alla montagna. Grazie, adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Seconda parte continueremo questo viaggio tra le malghe e le persone che fanno vivere queste malghe. Seconda parte di Agricoltura Veneta, qui tra Tomba e Grappa, per raccontarvi la vita in malga. Vi stiamo raccontando non solo i problemi legati proprio alla produzione, all'allevamento, ma stiamo raccontando anche i problemi di viabilità e anche problemi, diciamo, di biodiversità. E siamo con Mariano Toscan, che è del CAI di Feltre. Buongiorno. Voi siete qui con la falce perché? Perché dobbiamo tagliare questa pianta qua, che è il verato, è una pianta invasiva, anche tossica, quindi non è molto gradita dal bestiame, che quindi lo lasciano da parte. E quindi con l'abbandono delle malghe degli anni scorsi il verato ha invaso gran parte di, per fortuna in Grappa non è dappertutto, però dove c'è, dove ci sono i pascoli, è una pianta che crea grossi problemi. E quindi l'unica maniera per estirparla è questa attività? Tagliarlo, bisogna tagliarlo per almeno 3 anni. In modo da fiaccare la pianta, poi le mucche pian piano lo tengono anche un po' sotto controllo, diciamo. Non mangiano lo stelo con i semi, però le foglioline le mangiano. Quindi se noi interveniamo prima che la pianta cresca, poi è un po' tenuto sotto controllo. L'importante è farlo per almeno 3-4 anni e poi che magari lo tengano un po' sotto controllo, ecco che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Sì, ma perché proprio con la falce?
perché abbiamo visto che è il mezzo, diciamo, più efficace, il più antico ma il più moderno. Ecco, le cose semplici a volte sono sempre le migliori, perché è molto efficace e meno faticoso del lecce spogliatore. Ma voi venite da Feltre perché avete già l'esperienza dalla vostra parte a Feltre, nelle zone per esempio del Campon d'Avena oppure le Prealpi trevigiane, dove c'è queste bellissime fioriture di narciso. Purtroppo anche là il veratro, con l'abbandono dei pascoli, anche là sta invadendo anche i prati a narciso e sta ammazzando il narciso. Là però non possiamo usare la falce, perché se no, se tagliamo il veratro, tagliamo anche il narciso. E quindi cosa fate? Quindi una pianta alla volta. A mano? Una pianta alla volta a mano. Senti, ma quanta passione ci vuole per la montagna? Vuole passione e amore per la montagna. Grazie, adesso il nostro Adriano Favaretto. La settimana scorsa avevamo trattato l'argomento dei prodotti per le vostre piante, peocci, bolla. Vi ricordate che avevamo fatto il sapone di Marsiglia oppure quelli Piseto? Un consiglio: quando trattate, fate attenzione che non ci sia vento, che le foglie siano asciutte, quindi nelle ore, diciamo, tardo pomeriggio. Se c'è un po' di aria, mettetevi contro aria in modo che non vi arrivi addosso. Qui c'è un pesco che ha ancora un po' di bolla. Importante è non fargli la doccia, nebulizzare, quindi spruzzare, si regola, eccola, vedete, che sia proprio una nebbiolina. Altro trattamento lo facciamo per gli afidi, in questo caso le rose. Qui dentro c'è la famosa miscela tra sapone di Marsiglia e acqua. Chiaramente questo qui regola lo spruzzo. Se volete più lungo perché non ci arrivate, vedete che spara più lungo. Se siete vicini invece girate e nebulizzate, eccolo qua. Il prodotto si può dare anche per prevenire, non è mica detto che si deve dare per forza se sono gli afidi. E andiamo a irrorare. Non serve lavarli. In genere gli afidi attaccano proprio nei boccioli piccoli. Quindi riepilogando i trattamenti, dateli sempre verso sera, quando le foglie sono asciutte e ci sia poco vento. Li date anche per prevenire, non quando sono già attaccati dal parassita. E soprattutto negli alberi da frutto cercate di fare i trattamenti dopo la fioritura. Lasciate stare il periodo di fioritura in modo che diamo tempo alle api di andare a impollinare e anche loro nutrirsi. E se le maltrattiamo le api, signori miei, ciao bambini. E come sempre mi raccomando, fate un buon lavoro. E in questo inizio di stagione per le malghe del grappa ci siamo spostati al Cason del Sol e siamo con Antonio Basso. Da quanti anni lei è in questa malga? Beh, da sempre. Chi viene qui? E ci sono tanti giovani, perché vanno anche a camminare, stanno apprezzando la montagna. Ma è bello da vedere, insomma. A quanto vi ha penalizzato la chiusura della strada delle gallerie? Tanto. Tanto perché la gente parte da giù, fa il giro, va negli agriturismi, mangia e dopo va a Cima Grappa. È una via di comunicazione molto, molto importante. E voi siete molto importanti qui perché siete il presidio di questo territorio, che altrimenti senza la vostra presenza il bosco andrebbe avanti, diventerebbe un problema idrogeologico. L'anno scorso ho sfalciato delle piantine piccole di faggio e quest'anno sono ripartite ancora. Quindi se non ci siete voi qui il bosco si mangia tutto? Sì. Difatti diciamo che in 30, 40, 50 anni, quando c'era mio padre, si è raddoppiato il bosco. Assunta Andreatta, scelta d'amore o di convenienza? 40 anni ogni anno su per di qua. D'amore, caro mio, d'amore, solo per quello. Ma è tanto difficile vivere qui? È difficile. Però se l'amore proprio per la montagna, per tutto quello che porta a montagna. Io pensavo all'amore per il marito. Anche per primo. Voi riuscite a trasmetterlo ai vostri figli, questa passione? Sì. Anche ai giovani, soprattutto ai giovani. Ce ne sono tantissimi gli ultimi anni qua che frequentano la montagna, vogliono sapere, sono interessati. Insomma, la nostra montagna, grazie alle nuove generazioni, continuerà a vivere. Sì, certamente. E anche le prossime. Perché i nipotini hanno la stessa passione. Incominciano a dire: nonno, dai che andiamo a pasto, nonno, dai che dobbiamo mandare sulle mucche,
c'è la passione, la passione c'è. E con questo ottimismo adesso lasciamo la linea al nostro Renzo Gatto. Iniziamo quest'oggi con la genziana lutea. È una pianta originaria dell'Europa centrale e meridionale, alta circa un metro e 40, ha delle bellissime infiorescenze gialle e ci interessa però perché le sostanze amare contenute nella radice della genziana sono le sostanze più amare che si conoscono in natura. Queste sostanze hanno la capacità di stimolare le papille gustative, per cui abbiamo una salivazione e per via riflessa la stimolazione anche di succhi gastrici, per cui possiamo utilizzarla come digestivo se lo prendiamo dopo pasto, ma possiamo utilizzarlo nelle forme di inappetenza e per stimolare l'appetito se lo prendiamo prima del pasto. E allora vi suggerisco una tisana, un infuso fatto con la semplice genziana, per cui prendiamo 1,5 grammi di radice, la bene contusa, la mettiamo in acqua, la facciamo anche bollire un minuto, non di più, poi lasciamo riposare, filtriamo e di questa 150 ml d'acqua che abbiamo messo ne beviamo una tazza al bisogno. Ripeto, possiamo berla prima del pasto per stimolare l'appetito o una mezz'oretta dopo il pasto per digestivo. Se invece abbiamo dei problemi digestivi con un po' di flatulenza, ecco un'altra tisana. Prendiamo il 40% di angelica radice, 30% di genziana radice e un 30% di frutti di Carum carvi, il famoso kümmel che si utilizza nel sud Tirolo. Frantumiamo il tutto, mettiamo in 150 ml d'acqua, facciamo bollire anche qui per un minuto, non di più, dopodiché lasciamo riposare, filtriamo. Ecco, di questa possiamo berne una tazza dopo il pasto proprio come digestivo e anche in caso di flatulenza. Un'avvertenza molto importante: la radice di genziana va esclusivamente acquistata in parafarmacia, farmacia, erboristeria, dove volete, ma non raccolta, per due ordini di motivi. Il primo è che è una pianta protetta perché è a rischio estinzione, per cui è assolutamente vietato raccoglierla. Ma forse ancora più importante è che se non si ha un occhio molto esperto è facilmente confondibile con il veratro, che è una pianta tossica mortale. E quando si viene sul Grappa non si può non fare un salto alla Malga, all'Archesetta, da Gianni Zanotto. Lei questo monte, questa montagna la conosce benissimo perché la vive da sempre. Sì, è dal 65 che io vivo qua in Malga Archesetta, però prima di venire qua venivo a Malga Archeson, quella Malga che è a metà costa, è diroccata, e prima ancora, quando era bambino, 4-5 anni, ero in Barbeghera, sarebbe a fianco del Monte Palon. Dal suo punto di vista si vede il cambiamento climatico qui in montagna? Sì, si vede, però ricordandosi bene, anche una volta succedeva queste cose. Solo che adesso con la storia dei rettangolini... Perché i rettangolini? Cosa sono i rettangolini? I rettangolini, i telefonini. Ah. Ed è tutto amplificato. Secondo me è una forma anche di terrorismo. I cambiamenti ci sono stati anche una volta, c'erano anche una volta. Io mi ricordo anche tanti anni fa, quando ero nell'agricoltura vera e propria, e vedevo cosa che succedeva, la grandine, il vento, le piogge... È così difficile adesso vivere qui sulle Maghe? Sembra che ci sia una certa richiesta di ritornare, ma non so, attualmente io la classifico un po' bla bla bla. E per far tornare la gente in montagna cosa bisognerebbe fare? Cioè, bisogna dare un minimo di servizio. E cos'è che serve qua? Cioè, la corrente elettrica. E visto che siamo ormai nella tecnologia, la telefonia. Quanto importante è per voi che vengano riaperte quelle gallerie? Cioè, è importante per il passaggio delle persone, perché tanta gente che parte mare da zona della Valciugana o d'altrove, da Bassano, è abituata ormai ad andare a Cima Grappa o via per Campo Croce, parcheggiare al Pian della Bala e a piedi
fare il passeggiata, il famoso 152 o altri sentieri, insomma. Ma il famoso 152 è quello del ponte tibetano. Grazie, adesso zampettando. Sono Diego Cattarossi, medico veterinario specializzato in animali esotici. Oggi vi parlerò dei gechi. I gechi sono dei rettili, quindi degli animali a sangue freddo. Sono animali crepuscolari, si muovono solitamente la sera, alle prime ore del mattino, e hanno la bizzarra abitudine di stare attorno alle fonti di luce. Questo perché la fonte di luce attira naturalmente degli insetti dei quali loro si nutrono. Vi sono diverse specie. Qui con noi abbiamo un geco leopardino, Eublepharis macularius. È un geco che non è presente in Italia, viene dall'Afghanistan, dal Pakistan e quindi viene allevato nella terraristica ornamentale come animale da compagnia. Come tale non deve mai essere immesso nell'ambiente e deve essere gestito in dei terrari un po' come quelli che vediamo alle nostre spalle, dove sia possibile controllare l'umidità, la temperatura e tenerlo con noi confinato. In Italia abbiamo dei gechi del genere Tarentola che fino a qualche anno fa erano presenti solamente nel sud Italia e nelle zone insulari. Ora col cambio climatico li troviamo anche in nord Italia. Nel momento in cui dovessimo trovare, soprattutto alla sera, vicino all'illuminazione esterna delle nostre case dei gechi, è molto importante non toccarli e tenere presente che essendo fauna selvatica è legalmente vietato tenerli in casa in cattività. Qualora invece dovessimo assisterlo perché ad esempio si è ferito, perché lo vedessimo in condizioni di disagio, allora potremmo metterlo in una semplicissima scatoletta di cartone, terrelo in un ambiente relativamente caldo e nutrirlo con degli insetti, perché i gechi mangiano un sacco di insetti, anche quelli dannosi, anche le zanzare. Sono molto utili. Sullo sfondo Crespano del Grappa, Pieve del Grappa, e siamo tornati con Claudio Sartor. Abbiamo fatto questo giro, cosa raccontare ai malgari ma soprattutto ai tanti trevigiani che quest'estate si aspettano di poter vivere il Grappa? E la provincia negli anni è stata depotenziata, per cui sotto certe forme non riusciamo più a muoverci come era in passato. Sicuramente i servizi cerchiamo di dargli, investimenti sulle strade provinciali che ricadono sul Grappa sono costanti, quindi un aiuto soprattutto a chi opera nel Grappa c'è sotto almeno questo profilo. Poi c'è comunque un'attività anche importante fatta dall'IPA locale che comunque cerca e ha cercato negli anni di valorizzare tutto questo territorio, non ultimo quella che è stata anche la promozione attraverso la riconoscimento del MAB UNESCO per questi territori, che non è una cosa da poco. L'IPA, la provincia, la regione sicuramente sta investendo molto nel turismo, nel turismo lento che promuova anche il Monte Grappa. Certo bisogna crederci, però è evidente che in più in alto bisogna fare ancora di più, cioè bisogna snellire tante procedure e permettere alla gente che effettivamente di poter restare qua, perché credo che sia difficile. È una cosa che sfugge, no? Chi viene qua fino alle 5 di sera, magari fare una passeggiata, certe cose sfuggono, bisognerebbe andare dentro le malghe, vedere come vivono e quanti sacrifici bisogna fare per stare qua. Grazie, adesso, visto che piove, sentiamo le previsioni. Un anticiclone che stenta, ha molte difficoltà ad affermarsi su di noi, sta favorendo condizioni di instabilità. Instabilità più o meno forte, ma comunque non quel tempo stabile che ci aspetteremo in questo periodo. Vedete dalla carta del tempo, è evidente la cosa. L'alta pressione principale è localizzata col suo centro sull'estremo nord dell'Europa, con un valore di 1030 ectopascal, un valore molto alto, quindi perdurerà questa situazione. E proprio da quella posizione fa discendere, fa scorrere l'aria fresca instabile da nord-est verso sud-ovest. Ecco, forma queste linee di instabilità, aria fresca che si scontra con aria più calda, sta facendo abbastanza caldo in pianura da noi, ma anche sulle Alpi. Lo scontro di queste due masse d'aria danno questi temporali, questa instabilità ricorrente. Altra anomalia,
Vedete, sulle Azzorre, sull'Atlantico, lì dovrebbe esserci in questo periodo l'anticiclone delle Azzorre, che è il vero artefice dell'estate, troviamo invece un'altra depressione. Ecco, tutte queste situazioni creano l'instabilità di cui parlavamo. Quindi prevediamo un po' su tutte le nostre zone una variabilità, un miglioramento dei rasserenamenti e finalmente un intervallo domenica di tempo soleggiato, di bel tempo. Per lunedì e martedì ancora stabilità, però c'è da mettere sempre in bilancio il tardo pomeriggio, quando c'è molto riscaldamento, arriva l'impulso un po' più fresco e potremo avere dei fenomeni temporaleschi, dei piovaschi, ripeto, più frequenti, certamente più frequenti e più diffusi a ridosso dei rilievi e sui rilievi stessi. Dalla seconda parte, la prossima settimana, invece avremo ancora un'instabilità più accentuata. I venti saranno deboli con qualche rinforzo dei quadranti orientali. Le temperature in pianura 16, 17, 20 gradi le minime, quindi piuttosto alte, le massime 25, 27 gradi, anche se per domenica il tempo soleggiato, il cielo sereno, porterà una temperatura a 30 gradi e forse oltre. L'alta Adriatica è previsto quasi calmo o poco mosso. È tutto. E per le conclusioni siamo lungo il sentiero qui delle Meate con Bruno Bernardi. Allora, questa montagna, ma soprattutto queste malghe, devono essere aiutate per mantenersi qui. È assolutamente obbligatorio che ci sia un aiuto da parte delle istituzioni e da parte anche dei consumatori, con visita in malga, con partecipazione, con acquisto di prodotti della malga. In questa maniera riusciamo a mantenere vive queste malghe e questo territorio. Voi lo state già facendo con Aprolav, con il Casus Veneti, con le iniziative di formaggi in malga, cioè cercate di fare la promozione che serve a portare la gente qui. Noi siamo partiti 27 anni fa a Malga Mure con la prima mostra e la prima rassegna di formaggi Mollacco e Bastardo del Grappa, e quindi ogni anno abbiamo cercato di incrementare e di far conoscere questo prodotto, che adesso è conosciuto, possiamo dire, anche a livello nazionale, e questo è importante e interessante. Dobbiamo però ancora continuare attraverso altre manifestazioni, Casus, un mare di latte e formaggi nelle spiagge, eccetera, questo per far sempre presente ai consumatori che esistiamo, che esistono le malghe e che esistono queste persone che si dedicano con professionalità, con passione e con tanto amore in questi posti. Per ultimo, l'appuntamento di quest'anno con Formaggi in Malga, quando è? La rassegna di Formaggi in Malga quest'anno l'abbiamo anticipata perché da 3 anni la prima domenica di agosto pioveva, la facciamo l'ultima di luglio, speriamo che piova tanto anche quest'anno. E speriamo anche che l'ultima di luglio sia anche in contemporanea con l'apertura di queste benedette gallerie. Ma questo sarebbe un grande successo, non solamente per la viabilità, ma per tutto quanto l'indotto che fa presente e fa partecipe le malghe nel nostro territorio. Grazie Bruno Bernardi, si chiude qui questa puntata di Agricoltura Veneta. Essendo la seconda puntata del mese, adesso noi ci andiamo a vedere un trattore storico e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti, sono Piero Meneghetti, sono qua a Casella d'Aslo, vi presento il nostro Sameto di famiglia, una macchina storica di mio padre, comperata 58 anni fa, costava 1 milione, l'ora costava 1 milione, 2 anni di stipendio. Questo fa 26 cavalli, corrisponde a 6 vacche, che avevamo 6 vacche, e faceva lavoro di 6 vacche. Noi Sameto non operavamo per arare, però per trainare, fare tutti i lavori con l'aratro a mano, per il girello, per esteon, che aveva presa forza perché serviva per macinare per le bestie, per i maiali. Questo trattore lo teniamo per un ricordo di nostro padre, tutte le fatiche che ha fatto a comprarlo, fatica che ha fatto per lavorare. E resta sempre un grande ricordo per tutta la nostra famiglia, fin quando viviamo ci ricordiamo sempre delle fatiche e del lavoro che ha fatto. Questo del 1964 e ancora funziona bene, e primo colpo va in moto. Adesso vi faccio vedere il motore. Un diesel a 4 tempi del Sameto, della Same. 4 tempi, 2 cilindri. Finisco con proverbio. Qua a Casea si dice che a San Piero e Sarese fa il puliero. Il puliero sarebbe il verme e ora e va a mangiare prima, mi ciapo il trattore
e buon maiarme. Ciao a tutti, vi saluto.